Riprendiamo il pennello e la colla ben diluita con l'acqua, diamo una piccola mano nella parte centrale dall'esterno verso l'interno e andiamo delicatamente a inserire il nostro soggetto in questo modo. Quando andiamo ad incollare dobbiamo sempre schiacciare dall'interno verso l'esterno in modo che non si formino delle bolle. Se si formano, subito andare con il pennello a raggio dall'interno verso l'esterno a far aderire bene bene il nostro soggetto. Ora vediamo che qui ci sono delle piccole zone vuote. Andiamo a prendere altra carta di riso che non deve avere il bordo e gliela andiamo a inserire in questo modo. Ripassiamo ancora con acqua e colla diluita, scoliamo e ridiamo una passata a tutto il nostro lavoro, sempre dall'interno verso l'esterno, non toccandolo più con le dita ma solo con il pennello, in modo che tutto quanto abbia un'uniformità. Una volta che il nostro lavoro è asciutto, possiamo girarlo e andiamo a vedere proprio che la parte della carta di riso che abbiamo incollato è arrivata fino al bordo e a questo punto dobbiamo ritagliarla. Cosa usiamo? Un taglierino e una piccola forbice. Iniziamo a togliere questa parte in questo modo, forbice all'insù, e con cura andiamo a togliere il grosso della parte della carta che eccede. In questo modo, piano piano, andiamo a toglierla tutta. Tolta la parte in eccesso con la forbice, andiamo con il taglierino a togliere ancora meglio la carta, in questo modo. Rifinito bene tutto il profilo che abbiamo tolto la carta in eccesso, il nostro lavoro è pronto per essere poi rifinito con una vernice sempre all'acqua lucida. Come la diamo? La diamo in questo modo, sempre dal centro, abbastanza diluito, iniziamo a spalmare bene in un modo uniforme dall'alto verso il basso, da destra a sinistra, prima la parte centrale, poi piano piano scendiamo giù nei lati, sempre in un modo circolare, così, e riempiamo tutta la nostra superficie tirando bene questo materiale che non faccia le righe, in questo modo. Questa vernice serve per proteggere il lavoro e farlo diventare leggermente vetrificato. Diventerà anche un po' trasparente, però ci permetterà di tenerlo sempre protetto, lucido. Ecco, qui magari diamo una mano un pochino più corposa. La cosa importante è bene bene stendere questo lucido che non faccia righe, per quello che passo diverse volte, magari daremo poi più mani su tutto il nostro lavoro, in questo modo, da destra a sinistra, da sinistra a destra, dall'alto verso il basso, e vado a togliere però tutte le righe. Vedete che piano piano il lavoro sta diventando anche un po' trasparente. Quando il nostro lavoro sarà asciutto e ultimato nelle sue rifiniture, cosa ci resta? Ci resta che dare una parte un pochino decorativa
magari con l'oro. Ecco qui, con la spugnetta andiamo a prendere un pochino di questa pasta d'oro, magari un acrilico, e diamo delicatamente in questo modo il bordo. Lo dobbiamo semplicemente tamponare in modo che rimanga leggermente materico. In questo modo si formerà un bordo molto brillante, decorativo, che darà una rifinitura al nostro lavoro. Lo do su tutta la superficie e lascio che rimanga leggermente in rilievo. Si deve proprio vedere il bordo dorato. Se a voi piace l'argento, prenderete l'argento. A me piace l'oro e vi faccio vedere l'effetto che fa. Piano piano, quando poi si è asciugato, ridarò un'altra mano a questo bordo. A questo punto abbiamo finito il nostro lavoro, rifinito con l'oro, e vediamo addirittura le trasparenze di questo decoupage su vetro. Arrivederci!